Amici sportivi, a tutti voi la più cordiale buonasera. Apriamo con il calcio e con la Lucchese. Nona giornata del campionato di Lega Pro Girone B. I rossoneri cercavano riscatto al Porterisa contro il forte e quotato Ascoli. È la prova del 9 per una Lucchese in crisi contro il forte e quotato Ascoli. Pagliuca sorprende ma non troppo. Boilini per Ferretti, unica novità rispetto all'Aquila. Curva Ovest in silenzio per 10 minuti per protestare contro l'arrivo di altri Daspo. Pronti via e dopo una manciata di minuti i bianconeri ospiti sono già in vantaggio. Angolo dalla sinistra col pallone liftato che attraversa tutta l'area piccola. Appostato sul secondo palo, Mengoni accompagna il cuoio in fondo al sacco. Facile, facile. Lucchese sotto e gara tutta in salita. La Lucchese prova a scuotersi, ma l'Ascoli è squadra solida e fisica. Spesso i volenterosi attaccanti rossoneri quasi rimbalzano sui vari Mengoni e Pelagatti. Qualche tiro da fuori non impensierisce più di tanto l'anni. La conclusione più pericolosa al 35 del mediano ascolano Pirrone, Casapieri in angolo. Dall'altra parte ci prova Santini, ma una deviazione provvidenziale fa sfilare il pallone di poco a lato del montante. In avvio di ripresa fuori Boilini, evanescente, dentro Biasci. Il pallone d'oro capita subito sui piedi di Santini, che fila via, entra in area, ma poi spreca tutto così per la disperazione di Pagliuca e di tutto lo stadio. Ancora Santini in mischia, ma Lanni blocca, sicché l'antica legge del calcio si palesa implacabile anche nel caldo pomeriggio lucchese. Ancora sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il solito Mengoni si fa trovare pronto e smarcato. Il difensore centrale marchigiano, dopo pochi passi, mette nel sacco il punto che di fatto chiude il match. È una mazzata per la Lucchese, che non ha più la forza e il morale per tornare in partita e che perde anche mister Pagliuca espulso dall'arbitro. Anzi, nel finale per poco non ci casca il 3-0, che francamente sarebbe stata punizione troppo severa. Il Porterisa si ammutolisce, nel finale si sentono solo i cori dei tifosi ascolani e della curva Ovest, che se la prende col presidente Bacci. Ma questa è un'altra storia, tanto che nelle prossime ore si attendono clamorose novità e qualche testa potrebbe anche saltare. Questo racconto della partita, ma nel dopogara clima ancora una volta molto teso al Porterisa, con il presidente Bacci protagonista assoluto, che così ha raccontato quelle che potrebbero essere le sue imminenti decisioni. Come si cambia questo corso? Lei so che poco fa ha annunciato dei provvedimenti. Beh, come sempre, voglio dire, dobbiamo sicuramente, tutto bene non abbiamo fatto, perché ripeto, 4 sconfitte in 4 partite non sono la testimonianza di un lavoro fatto completamente nella maniera giusta. È vero, oggi abbiamo incontrato una bella squadra, è vero che ci sono sulla carta tante buone squadre, meglio della Lucchese. Quando le squadre arrivano in campo e giocano con la Lucchese, però oggi non abbiamo avuto dimostrazione di essere inferiore a nessuno. Questo è il vero rammarico che io mi devo fare. Per cui speriamo di essere, di tradurre in risultati quello che sicuramente è il comportamento in campo, la grande voglia, la grande passione, il grande impegno di questi ragazzi. Chiedo le posizioni di Pagliuca e di Bruno Russo. Beh, le prime persone che si discutono in questi casi sono sicuramente le due figure dell'allenatore e del direttore sportivo. D'altra parte noi sappiamo tutti che dovremo fare degli inserimenti, dei cambiamenti, delle modifiche nella rosa dei giocatori. Io ho lasciato a inizio stagione un budget che non è stato sicuramente utilizzato per tutta la cifra. E risponde ai tifosi che parlavano di tirare fuori i soldi, allora. Noi non abbiamo speso tutto il budget, cioè la nostra direzione sportiva non ha speso tutto il budget. E questi sono i numeri, parlano molto chiaro, cioè questi sono ufficiali. Per cui io mi sento in colpa di non avere forse insistito abbastanza perché questo non accadesse, ma credetemi, noi abbiamo messo a disposizione cifre ben diverse. Oltretutto quello che è stato speso, a mio avviso oggi, è la prova che non è stato speso bene. Io l'ho già detto, l'ho detto fin dall'inizio, qualcuno mi ha detto, dice, beh, la squadra deve maturare, sono ragazzi giovani, vediamo. Certo è che nello stesso ruolo magari mi trovo 4 atleti in tribuna che hanno lo stesso identico ruolo. Lasciamo la Lucchese e passiamo a questo punto al campionato di eccellenza. La settima di andata vede il Viareggio, vedrà
il Viareggio domani, difendere il primato a Rosignano. Spiccano anche Camaiore Castelnuovo e Ghivizzano Borgo Amozzano Seravezza, possiamo dire i soliti derby di giornata. Da seguire poi con particolare attenzione anche il Real Forte Querceta, che viene da una striscia negativa che gli ha fatto perdere parecchie posizioni. La squadra di Cerasa ospiterà il Piombino. Da sottolineare anche le due trasferte tutt'altro che semplici del Lammari a Santa Croce sull'Arno contro la Cuoio Pelli, che viene dalla vittoria del Pietrasanta, e dello stesso Pietrasanta che invece sarà di scena sul campo della Pro Livorno. Scendiamo in terza categoria per i risultati della quarta giornata di andata. Iniziamo con il girone A. Corsanico Piano del Quercione 4-1, Esperia Viareggio Bargecchia 2-3, Lido di Camaiore Retignano 0-0, Montagna Seravezzina Piano di Conca 3-0, Piano di Mommio Fortis Camaiore 1-1, San Lorenzo Unione Chiesa Massaciuccoli 2-3, San Macario Pieve San Paolo 1-3, Sporting Lucca Don Bosco Mazzola 1-2. La classifica: Bargecchia e Corsanico 12 punti, Piano di Mommio 10, Don Bosco Mazzola 9, Retignano 8, Fortis Camaiore e Lido di Camaiore 7 punti, questo per le prime posizioni. Ricordiamo anche nel girone di massa Atletico Forte dei Marmi San Vitale 4-5, Palleronese Azzurra 1-2, Versilia Sporting Forte dei Marmi 2-1. Siamo al girone B, quarta giornata: Capannori Morianese 0-2, Castelvecchio di Compito San Filippo 0-3, Massa Macinaia Segromigno 0-2, Pontecosi Ponte Amoriano 0-0, Sant'Anna Molazzana 0-1, San Vitese Atletico Lucca 1-3, Valle d'Ottavo Filecchio 2-3, tantissime vittorie esterne, quasi tutte vittorie esterne, Virtus Robur Atletico Gragnano 0-4. Classifica: il Filecchio rimane da solo al comando con 12 punti, Pontecosi e Segromigno 10, San Filippo e Molazzana 9, Ponte Amoriano, Morianese e Atletico Lucca 8, poi via via tutte le altre. Passiamo dal calcio al basket. Domani dunque in campo la Gesam Gas Lemura Lucca, si apre per le biancorosse di Diamanti una settimana molto intensa dove giocheranno addirittura 3 partite. La prima domani ad Orvieto. Cancellare la pessima prova fornita contro lo Schio campione d'Italia, riprendere il filo del discorso bruscamente interrotto dopo il buon approccio dell'Opening Day e la bella vittoria su Parma. Capire nel giro di una settimana infarcita da 3 partite quello che può e potrà essere il ruolo stagionale del Gesam Gas Lemura Lucca. Indubbiamente le due gare fin qui giocate hanno mostrato la faccia bella della medaglia, ma anche il suo rovescio. Vero che contro lo Schio pluricampione d'Italia si può perdere, come magari eravamo abituati però a vedere le biancorosse lottare e sgomitare con ben altro piglio e non prendere 30 punti. Questo, soprattutto questo aspetto, non è piaciuto a Mirko Diamanti, col coach infuriato che vuole e pretende un sollecito riscatto. In effetti il calendario pare dare una mano a Crippa e compagni. Domenico ore 18 la trasferta sul campo dell'Orvieto, si gioca a Terni, non pare di quelle impossibili, così come il turno infrasettimanale di mercoledì, quando al Palatagliati salirà la neopromossa formazione campana del Battipaglia. Di ben altro spessore casomai l'appuntamento di domenica 26 ottobre, quando sempre a Lucca arriverà il fortissimo Ragusa. Non a caso le siciliane sono unanimemente considerate dagli addetti ai lavori l'unico vero interlocutore, avversario plausibile di Schio. Intanto Lemura dovrà cercare di incamerare 2 successi contro avversari alla sua portata, poi ci sarà tempo anche di pensare al big match con Ragusa. Ancora basket, la scritta CMB in bianco-rosso sullo sfondo con in primo piano il corsivo dello Junior e le mura di Lucca che si trasformano in un canestro, richiamando il vecchio simbolo della pallacanestro Lucca, il nuovo logo del centro minibasket Junior che d'ora in poi sarà utilizzato per la prima squadra e l'intero settore giovanile. Ma ieri sera è stata presentata anche la prima squadra che partecipa al campionato di Serie C regionale, un gruppo dalla forte impronta lucchese. La serata di gala del centro minibasket Junior, ricordiamoci, è svolta al Grand Hotel Guinigi ed è stata anche l'occasione per fare il punto su tutto il lavoro che è stato fatto negli ultimi mesi. Ciclismo: Maurizio Fondriest a Castelnuovo Garfagnana, l'ex campione del mondo, fu iridato a Rennes in Belgio nel 1988, è stato ospite del gruppo sportivo Ciclimage e dell'assessore allo sport Maurizio Tognini. L'occasione è stata quella giusta per parlare naturalmente delle ultime vicende legate al mondo del pedale, in particolare
particolare la stagione appena conclusa, ma anche del prossimo Giro d'Italia, che mercoledì 13 maggio transiterà dalla Valle del Serchio. Ma con Fondries i dirigenti carfagnini hanno voluto parlare anche di cicloturismo, un settore in crescita che andrebbe curato e sviluppato maggiormente di quanto fatto finora. Inoltre l'ex campione trentino è stato ricevuto dal sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi, da sempre appassionato di ciclismo. Ma sulla visita di Fondries in Garfagnana, di cui abbiamo visto adesso alcune immagini, torneremo in modo più dettagliato nelle prossime edizioni del Ticino Sport con un ampio servizio. Tennis Club Lucca protagonista con i suoi giovani atleti nel torneo regionale Doremi, 22 tappe di un circuito iniziato a maggio. Tra i Cerbiatto, si tratta di una categoria, successo di Leonardo Morrison, mentre tra gli Under 8 affermazione di Lorenzo La Rocca. La premiazione è stata fatta dal presidente del Tennis Club Lucca Paola Cecchini e dal vicepresidente del comitato regionale Vezio Trifoni. Si è aperta con una sconfitta la prima stagione juniores dei Calamari, parliamo di rugby e dell'Union Versilia, una sconfitta pesante maturata in casa dei vicini Titani Viareggio, che a differenza della formazione pietrasantina hanno già un intero campionato di categoria alle spalle, quindi hanno maggiore esperienza. Tanto lavoro dunque per Capitan Veschi e i suoi compagni, che domani tra l'altro giocheranno la seconda partita contro il Mugello Rugby nella seconda giornata di campionato. Allora, ad esempio, possiamo dire che allora è il caso di augurare un grosso in bocca al lupo a questi ragazzi, magari maturando esperienza riusciranno a conseguire anche qualche buon risultato. È tutto per quanto riguarda la pagina sportiva di questa sera, vi ringrazio per l'ascolto, dopo una breve pausa pubblicitaria il TG prosegue con la terza ed ultima parte. A tutti voi la più cordiale buonasera.